Diamo il via alla sponda nero-azzurra. Allora, andiamo a sentire subito le parole di Inzaghi, che più che azzurro è nero in queste clip, perché, come abbiamo detto prima, è molto arrabbiato perché la sua squadra ripete sempre gli stessi errori. Ricordiamo che ha fatto un pareggio con il Bologna, insomma, abbastanza discutibile, ma lasciamo che siano le sue parole a... ad animare lo studio, possiamo dire? Beh, sì, oggi è tranquillo, mi sembra tranquillo lo studio. Oggi, adesso. Oggi è proprio una pace. Quindi ci pensa in che se non ci fosse l'Avia sarebbe tranquillissima. Sì, non sapresti con chi urlare. Ma noi vogliamo bene proprio all'Avia. Che c'è, meno male che l'Avia c'è. Sì, ci dà quelle bollicine in più. No, ma dopo... Lui è sempre il contrario nostro. Oggi siamo messi bene, c'è l'Avia primo e quindi combattivo. Diciamo che controcorrente, insomma. Marcello che è tornato che è uscito dallo sgabuzzino, quindi è tutto bello ricordato anche con il carne d'ossa. No, poi moviolista, cioè... Senti Gianluca, ma ce lo portiamo a Napoli ancora? È dallo scudetto che dovevate portare. Se non lo fai, ma se non lo fai, ti ripeto, c'è anche la grande combinazione, spettacolare, logistica. Ascolta, andiamo a vedere Napoli Juve insieme. C'è la combinazione che la nostra è andata, Napoli Juve insieme e poi la trasmissione. La nostra sì. La trasmissione. Praticamente ti sta dicendo, guarda che se non ricordo male. Vado a memoria, se non ricordo male, Napoli Juve capita di venerdì. Si gioca di venerdì. E venerdì 13, trasmissione, c'è trasmissione. Quindi c'è trasmissione. C'è trasmissione in diretta, live. E quindi, però sarà venerdì alle 18. Siccome c'è la fortunata combinazione. C'è la fortunata combinazione che la televisione si trova a 50 metri da Piazza Plebiscito. È ancora lì, sempre con sta Piazza Plebiscito. Mi vuole buttare lì in Piazza Plebiscito. Per farti venire io so come devo fare. Per farmi rovinare. Viene anche Marianna. Ecco. Viene anche Marianna così. In macchina. Torino-Napoli. Esatto. Allora, però torniamo a Inzaghi, dai. Allora, andiamo a sentire le parole di Inzaghi che lui stesso definisce errori sanguinosi, quindi abbiamo parlato di omicidi, adesso andiamo direttamente anche al sangue. No? Ormai sta diventando un gran ghignolo. Esatto, sentiamo Inzaghi. Questo campionato. Sono due errori gravi che non puoi permetterteli se vuoi vincere la partita, perché sono due errori di concentrazione. Il primo, avevamo delle marcature, avevamo tre giocatori a zona che dovevano posizionarsi meglio e in quel momento la partita era in mano. Arriva un calcio d'angolo che probabilmente c'era fallo su Danfi, sotto la mia panchina va avanti, concedi un calcio d'angolo, devi posizionarti meglio, non devi perdere una marcatura. In quel momento abbiamo rimesso in partita il Bologna, che sappiamo, un Bologna che aveva fermato il Napoli, la Juventus, una squadra che sta facendo ottime prestazioni, ma fino a quel momento eravamo stati bravi a non farla entrare in partita. Da quel momento è entrata e purtroppo abbiamo lasciato due punti sanguinosi per noi e per il nostro proseguire il campionato. Però non è solo quello. Però lui non si è messo in discussione. È questa la questione. E secondo me, vabbè, è chiaro, no? Stiamo parlando dopo un po' di giorni di distanza, a mente fredda, però si era capito anche subito. Tu sei 2-2, fai i cambi, hai giocato in Champions, vuoi togli Thuram, ok? Che Thuram anche l'altro giorno. Però un giocatore comunque fisico, sì, no, però e di forza. Però voglio dire, il problema è che sono sempre cambi ruolo per ruolo, cioè non ti inventi mai nulla di nuovo o che possa spiazzare l'allenatore avversario. Premetto, io non ero severo neanche con Inzaghi, così come tanti a marzo, quando veniva massacrato, vi ricordate, anche da dentro la società. Quindi, per carità, adesso a maggior ragione, uno che ha fatto una finale europea, non lo sto criticando troppo, però lì, quei cambi lì, hai messo Sanchez, che praticamente è stato trasparente, e hai fatto ruolo per ruolo, hai giocato sempre 3-5-2. Sei due pari, vuoi vincere la partita, vuoi mettere Sanchez, perché non cambi modulo, tieni anche Thuram e giochi con Sanchez trequartista e Lautaro Thuram? Cioè, provi a cambiare qualcosa. Secondo me lui è molto... Perché non l'ha mai provato. Ho capito. Beh, provato in un certo qual modo, anche se poi... In Coppa vuoi dire, con la Real Sociedad. Sì. Aveva fatto bene, però non aveva cambiato modulo. Non lo cambia mai modulo. È sempre ruolo per ruolo e a volte in certe gare diventi prevedibile. Comunque, non c'è la prova contraria. Io ho notato una cosa, io non so se l'avete notata anche voi,
Cioè che l'Inter ha lo stesso difetto dell'anno scorso e che... di due anni fa, cioè quando prende il gol dell'avversario prende sempre lo stesso gol, vai a vedere la dinamica dei gol che prende, no, sempre uguale, ma anche quando non prende un gol diverso, stavolta prende il gol su rigore, no? Vabbè, il rigore è il rigore, ma in quel momento una grande squadra comunque dice vabbè, rigore, è capitato un incidente, siamo sempre in vantaggio, e continuiamo, torniamo a giocare noi. No, l'Inter non gioca più. Ho avuto questa impressione, cioè ti dà l'impressione perché cioè fino ai primi 30 minuti, cioè fino a quando 2-0 non c'era partita. Io personalmente dicevo allora facciamo una cosa, finisce 5-0 praticamente sono stato anticipato da Paolo e ne sono contento naturalmente. Perché era dove volevo andare a cercare di stimolare il discorso. Allora io farei questo, vi faccio finire di sentire Inzaghi, perché è molto interessante anche quello che dice dopo, e poi andiamo, perché la mia impressione è che quando tu dici quello che dici, e vedrete il resto delle cose che dice, e secondo te per tre anni, da tre anni l'Inter fa sempre lo stesso errore, una domandina a se stesso io me la farei. Non cambia mai, è sempre uguale, prova a cambiare, allora magari non fa più lo stesso errore, no? Andiamolo a sentire. Dovevamo essere più concentrati, Acerbi era leggermente avanti nella propria posizione, perdiamo un contrasto, il loro giocatore mette una palla sopra e non riusciamo a intervenire né con Bastoni né con Pavard, e poi abbiamo letto male la situazione, dovevamo muoverci meglio e prendiamo il gol del 2-2 che chiaramente è una disattenzione grave, come il gol del 2-1, il calcio non ti perdona, il campionato italiano sono tutte partite difficili, però dispiace, sono molto arrabbiato. Sassuolo, i due gol li abbiamo presi in un modo che avete visto tutti, insomma Berardi che fa quell'Eurogol, oggi dovevamo essere più bravi, dovevamo essere più concentrati, al quindicesimo in vantaggio di 2-0, partita in controllo, non dovevamo mai far rientrare il Bologna in partita, è lì che dovremmo cercare di migliorare, di lavorare, perché al 2-0 al quindicesimo completamente la partita in mano, non dovevamo creare il 2-1 per poi insomma rimetterli in gara. Ma queste le parole, aspetta Paolo, parla allora sempre dei gol presi, ma puoi stare 2-2, però parla di quello che potevi fare per vincere anche la Lazio partita. È andata 2-2, puoi anche stare 2-2 e poi dopo anche ha vinto anche esatto, la Lazio certo, sì, manca la capacità di reazione al gol, perché questo effettivamente qualcosa. Non c'è. Noi ci vediamo dopo la pubblicità facendo i vari stanno organizzando sì, per andare a vedere le partite nei vari stati. C'è il pullman, siete gol in trasferta, abbiamo gli amici, scusa, le macchinate. Che cosa servono gli amici? Scusa, abbiamo le scienze, qua conosciamo, cioè io conosco Max per esempio, Federico Bertone, io conosco te, io conosco Marcello, appunto, comunque conosciamo tutti i magini. Adesso facciamo in maniera che i nostri telespettatori conoscano Inzaghi, no? Perché Maurizio, che questo è già un bel punto, visto che hai detto che ti ho un po' spoilerato il tema. Guarda che poi non è una roba così strana chiedere ad Inzaghi a volte se vuoi vincere le partite di cambiare modulo, no, mettendo tre in... lo faceva persino il signor Mourinho, lo fa ancora. Quando vuol vincere è sotto, che non è un mette mostro, la quarta punta, ne mette 20, e lui niente, è tutto uguale, pam pam pam. No, questo assolutamente, però voglio dire, poi quando tu dici hanno sbagliato la posizione lì, hanno sbagliato, ma ci può stare, la domanda è, no, ma quando tu li alleni, ci sono gli avversari, ti rendi conto che Maurizio, hanno Maurizio, delle Maurizio, fasi sotto l'aspetto tecnico. Allora puoi cambiare quanto vuoi, ma se i giocatori vanno a uno, tu non ce la farai, puoi fare il 5-5-5 di Ronzo Canale. Perché vanno a uno? Aspetta, non lo so, bisogna chiedere all'allenatore. Appunto. Io ti sto dicendo, il problema. Io sto dicendo la domanda si fa. Ma io ti sto rispondendo, state parlando del modulo, cambiare giocatore. Io ti sto dicendo, se tu nell'arco dei 90 minuti di una partita ci sono 10 partite, perché l'Inter, certo, come tante squadre, non solo l'Inter, nell'arco dei 90 minuti ci sono non una partita, ce ne sono tre. Sì. Perché partono a 3.000 all'ora, poi dopo si chiudono, non ne beccano più. Poi ripartono, poi si... Vabbè, comunque, stando sull'Inter, questa Inter che abbiamo visto col Bologna, tolto i 12 minuti quanti erano, potevi fare 5-5-5 di Orozco Canà, ma se i giocatori non...
Il giro palla era lento. I giocatori del Bologna a un certo punto aspettavano e poi ripartivano. Infatti il secondo gol è venuto con un lancio. Uno del Bologna e tre dell'Inter. Guarda, però se tu ti vai a vedere in tre anni quanti gol l'Inter ha preso con il lancio che taglia ma lui. Ma scusami, Giacomo. Gol sono nano però questa, io ti dico, se capito, tu poi metti dalla panchina delle forze fresche, perché comunque erano in panchina, entrano e vanno uguale, il Bologna, in questo caso che era il Bologna, tu sai che se vai piano, cioè io sono l'Inter, tecnicamente sono più forte del Bologna. Cioè non funziona la legge. Se io vado piano, agevoli il Bologna. Sì, ma Giacomo, però si può chiedere ad un allenatore, in questo caso di Inzaghi, in momenti di difficoltà, visto che magari la squadra era stanca, inventa qualcosa. Cioè, l'effetto sorpresa. Beh, però ha cambiato di me, Paolo. Sì, ha cambiato. Ma modulo uguale. No, il modulo no, ma ruolo ha cambiato per più ruolo. Giocatori. No, ma io dico la devi vincere, metti Sanchez a supporto di Thuram e Lautaro e ne hai già un in più che ti fa ripartire meno il Bologna. Però, c'era un momento che Lautaro, poverino, perché è quello forse poverino tra virgolette, è quello che ha giocato più minuti, secondo me. Sì. A un certo punto correva con le ginocchia. Però uno così l'ha lasciato, ha levato Thuram perché anche lui non ce la faceva. Io ti dico, se tu lasci Lautaro, Thuram e Sanchez, Garcia. E tutti e tre camminano sulle ginocchia, fai fatica. Che dice uguale. Gianluca? È uguale. Non ho capito che hai detto Gianluca. No, ho detto Lautaro l'ha lasciato anche se correva sulle ginocchia, vagliela a dire a Garcia che ha levato invece Osimhen che era sotto. Ma io sono comunque d'accordo con Jack. Sono d'accordo con Jack perché mi sembra abbastanza chiaro, evidente, ripetuta nel tempo, che se l'Inter fa l'Inter con un certo tipo di intensità non ce n'è per nessuno. Se abbassa l'intensità l'Inter rientrano a sua quella è ovvio, però è quello evidente Gianluca, questa quello è differenza. Ovvio, quello è ovvio. È vero, però ad Inzaghi si chiede almeno una volta di provare ad essere meno prevedibile. Paolo. Cambiando magari anche modulo. Va bene Paolo. Cioè non è che non è un dogma. Questo gliel'hai no? già detto tre volte. Però scusami Paolo, possiamo anche aggiungere una cosa in più. Cioè nel senso che loro partono a razzo, dominanti, fanno due gol. Ma scusate, se questa è la squadra più titolata di questa stagione fino a questo momento, quello che abbiamo visto a vincere lo scudetto, perché era la più favorita, no? Quella che noi individuiamo come la favorita. Ma è possibile che non riesce una squadra come questa a gestire sul 2-0 una partita col Bologna in casa? Però, per me una squadra forte Marcello, riesce a gestire, Marcello, anche se non ne hai tanti, perché puoi fare anche 5 cambi, sì, puoi fare 5 ragione, cambi, però. E poi è giusto come dice lui, magari variare qualcosa. Però su due pari non sei riuscito a gestirla. Su quello che hai detto te, dimmi una squadra dalle prime 4 in classifica che ha tenuto un rendimento costante ad oggi. No, tutti hanno fatto degli errori. Certo. Allora, vedi, però noi vedi? Stiamo discutendo della partita dell'Inter, no, io trovo clamoroso che una squadra. Hai ragione, come hai ragione. L'Inter, però come l'Inter, io intanto posso dirti, l'Inter è una delle squadre favorite, non è la favorita, perché di solito da quando c'è il calcio la favorita è sempre chi vince lo scudetto, certo, che però, noi giustamente i blocchi di partenza siamo qua apposta per fare quello, se ci fanno una domanda diciamo le solite quattro, Inter, Napoli, Juve comunque, e Milan, sì, però mettiamo queste sono comunque, Giacomo. Però non è obbligata l'Inter a vincere, l'Inter è strutturata per vincere, capito, lo scudetto, ma una come altre che tre vinci 2-0 la devi chiudere, no, ma sai cosa sì, sai Giacomo, sai qual è stata, devi gestirla, sai qual è stata l'impressione che ho avuto io, che proprio quando ho preso il gol si è disunita proprio. No, ma è calata fisicamente, io non so se c'entra qualcosa la coppa, io non ci credo tanto la coppa, perché oltrettutto siamo anche all'inizio. Tra l'altro hai giocato martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, la Fiorentina ha dominato il Napoli, ha giocato giovedì, la coppa non c'entra niente. Da Natale in poi i giocatori hanno sulle gambe tantissime partite, adesso secondo me hai tempo di recupero. Quindi perché sono molli? No, è perché questi giocatori, io l'ho detto anche l'altra sera, mi ripeto, i giocatori, ma non solo quelli dell'Inter, dall'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, adesso avranno 300.000 chilometri nelle gambe, hanno recuperato poco. No, aspetta,
Te lo dico perché lo stanno dicendo, lo stanno dicendo gli addetti ai lavori. E io e noi lo vediamo, non hanno un giorno che possono allenarsi. Il problema non sono le partite. Ma tutti, tutti. Non, ma sto parlando di tutti, difatti, mica dell'Inter. Io non sto trovando una scusa. La Juve si può allenare un po' di più. A parte quelle che non hanno la Champions o non hanno le coppe, che possono allenarsi, c'è solo la Coppa Italia, possono allenarsi una volta, giocano una volta alla settimana. Ma le altre squadre, comunque anche i giocatori della Juventus, quest'anno non hanno le coppe. Ma l'anno scorso quante partite oppure, e quante minuti? Ancora adesso. Ma non ha recuperato quest'anno. Stanno facendo talmente. Ragazzi, non sono macchine, sono degli uomini che sono fisicati, sono allenati. Però, ma però, ti credi, Giacomo, non hanno la possibilità. Come mai? Io ti faccio la domanda. Hai ragione, mai c'hanno tutti questi infortuni? Ci sono tutti questi infortuni muscolari. Non parlare o di anche, infortuni. No, che ma sì, ma Giacomo, aspetta, tu ma stai anche facendo un discorso generale. Esatto. Ma qui il tema era cosa poteva fare Inzaghi. Niente, oltre, perché il giocatore non ce la fa andare avanti. Oltre a lamentarsi, cosa poteva fare? No, no, Marcello, cosa poteva fare sul 2-2? Perché l'Inter quella partita la voleva vincere, no? E lui giustamente critica i suoi per i gol presi. Ma cosa poteva fare lui? Intanto se togli Thuram e metti Sanchez, cioè, comunque sei meno pericoloso davanti. Sì. Perché Sanchez, diciamocelo chiaramente, è stato un acquisto. Ma perché l'ha tenuto fuori? Scusa, Paolo, grandi Thuram, Sanchez. Ma secondo te se vede che Thuram sta giocando bene e sta mettendo in difficoltà Bologna, tira fuori Thuram. Però lui sta dicendo anche, va bene, Thuram non ce la fa, inventati un'altra roba. Ma lui cosa? Ha messo Sanchez? Ruolo per ruolo, forse non mi sono spiegato. Comunque, no, mi fai aggiungere una cosa veloce. Voglio dire questo, secondo me, allora, Sanchez è stato un ritorno assolutamente sbagliato, assurdo, perché è un giocatore che non ti dà più nulla. Nautovic, pagandolo tra una cosa e l'altra 8-10 milioni. No, io adesso io ho capito cosa voglio dire te, però io ti rispondo dicendoti questo. Io lascio, cambio, gioco con i tre davanti, ok? O ma trequartista. Ma noi siamo così sicuri, e non è così, che se gioco con 3, 4, 5 attaccanti io riesco a risolvere il problema? No. No, ma non c'è neanche. No, io credo che il problema lo risolvi se levi della gente, perché adesso, come diceva Marcello, sono 5 cambi, se levi della gente che non ce la fa più, ne metti 5 che stanno bene fisicamente, cambio la partita. Ma se quelli che entrano stanno come quelli che escono, fai fatica. Sì, ma chi ha detto che tu avevi i crampi ora stanco? A me non risulta. Ma io non posso pensare che Inzaghi leva un giocatore non che gli può girando, dare... Non stava girando, cioè, non stava visto, girando visto, granché, io ho visto la partita, non stava girando. Però, come dici te, si può inventare qualcos'altro, no? Qualcos'altro. Ma cosa? Marcello, cosa si inventa? Ma se hai la... Ma lui lui li conosce, certo, sa come muovere le pedine. Ma qua nessuno sta facendo allenatore, stanno dicendo il nostro... No, io l'ho fatto prima, però adesso sono fuori. Allora, non sono all'interno dello spogliatoio dell'Inter, però mi immagino che un allenatore che allena in Serie A come Inzaghi e tutti i suoi colleghi non è così pazzo, perché sul 2-2 leva un giocatore che secondo lui... Beh, però Giacomo, però è lecito... fare un miglio di volevo solo dire di Garcia. No. Volevo solo dire una roba. Ma parla di Garcia, però è lecito fare un minimo di critica di Inzaghi. Del resto gliela faceva Marotta l'anno scorso. Però fammi sentire Paolo. Glielo faceva Marotta, possiamo fare. Vedo Vigliotti disperato. No, non è disperato. Mi hai chiesto perché facevo così con la mano. Perché Giacomo, che è un signore di proporzioni inenarrabili, ha fatto anche la cosa carina, dice: io non sono molto dentro allo spogliatoio dell'Inter, allora io ho fatto un po' così. Che lui comunque bravo, perché c'è un'altra metà, ho fatto un po' così. Ma io non ci sono, io non sono all'interno dello spogliatoio, perciò non posso sapere. Detto questo andiamo in pubblicità, esatto, e dopo tirerò fuori un tema che mi confuterà sicuramente Paolo, perché la teoria vuole che si può parlare di calcio in tanti modi, però poi i risultati portano a delle considerazioni. La considerazione è che la Juventus, poi alla fine della fiera, criticata, gioca male, un allenatore antidiluviano, tutto quello che volete, poi rispetto all'Inter che tutti danno per favorita eccetera, che ha fatto? Ha perso col Sassuolo, ha pareggiato col Bologna,
E poi? E i risultati sono gli stessi. Torino è bianconera. Ha vinto Sterbi, ma che non conta. Torino è bianconera. Torino è bianconera. Dai, però, voglio dire. Guarda che nei due qua, quindi allora, è così drammatica la situazione con Allegri per la Juventus. No, non è drammatica. No, ne parliamo dopo. Se Zaccoppe deve vincere lo scudetto, la Juve è bianconera. A dopo.